e quindi ripasso la parola al mio collega dopo la gaffa. Ero convinto che ce n'era un altro. Proseguiamo quindi con chi? Grandi, i nostri grandi amici MS Edizioni. Cioè, portano un po' di robetta, Casa editrice, diciamo, agli inizi rispetto ad altre, eppure ogni volta Luca titoli. Tutti belli poi, tutti interessanti. Interessanti. Allora, io inizierei innanzitutto con questo tripack, chiamiamolo così. Il pacco, diciamo, iniziale. Tripack. Sì, quello che noi troveremo a Modena sarà composto quindi da tre mazzi differenti. Si chiamano Ultima Chiamata, quindi Sherlock Ultima Chiamata, poi Sherlock La Tomba dell'Archeologo e Sherlock 4 Luglio di Morte. Sono tutti quanti dei polizieschi, quindi bisognerà risolvere dei casi, esatto, investigati usando quelle carte, quindi come delle, come se fosse una piccola avventura, esatto, su un mazzo di carte. Poi andiamo avanti, sempre della MS Edizioni, passiamo a tutto un altro gioco enigmatico, chiamiamolo così. Esatto. Questo si chiama Escape Tales, il risveglio. Esatto. È un gioco di carte cooperativo in stile escape room, ma la differenza dalle solite escape room è che qui non c'è il tempo. Non è una corsa contro il tempo, ma è semplicemente una sfida contro innumerevoli enigmi. Sono, è una sfida contro il gioco, direi. Enigmi su enigmi su enigmi. Ok. E questi enigmi dovranno essere risolti e in più ci sarà da prendere delle decisioni. Queste decisioni cambieranno il corso della storia. Piccola citazione per la MS Edizioni, The Faceless. Ci sarà nuovamente The Faceless, lo troverete probabilmente in vendita. Noi lo abbiamo... la storia la sapete, purtroppo sì, doveva uscire molto tempo fa, Dogan ha bloccato per i magneti, tanti problemi e quindi ci troviamo a... Nel frattempo noi l'abbiamo disintegrato a forza di giocarlo praticamente. Esatto, quindi troverete anche questo titolo molto interessante. Esatto. Poi andiamo avanti. No, vabbè, allora questo è un party game proprio Bambi game, family Bambi game. Tu, però è, credo che sia molto divertente. Okay. Dura 15 minuti, esatto, quindi da 3-8 giocatori, da 7 anni a 99. E parliamo di Abracazzam. In cosa consiste questo gioco? Io inizierei dicendo che all'interno della scatola c'è una bacchetta magica. L'obiettivo qual è? È quello di realizzare con la bacchetta delle mosse a mo' di mago. Io già so pure come Dovrai quindi lanciare degli incantesimi agitando questa bacchetta nel modo corretto. Quindi uno dei giocatori agiterà la bacchetta, altri giocatori dovranno indovinare. Chi indovina vince quella carta e poi utilizzerà il divertente effetto di quella carta. Non lo so sinceramente, io spero che ci sia Modena da provare aperto, perché voglio usare la bacchetta. Ne faremo una live vista. Esatto. Poi passiamo al proprio, guarda, questo arriva proprio così. Boom! Che poi ve lo diciamo in coppia, quindi diventa proprio boom, doppio. Di cosa si parla? Di Root. C'era già stato anticipato dalle messe edizioni, ce lo dissero quando abbiamo avuto il piacere, esatto, di parlarci nel video, video che facemmo per Luca. Di cosa si tratta? È un gioco asimmetrico di avventura e guerra. Qual è l'obiettivo? Ogni fazione presente nel bosco lotterà per diventare l'unico e legittimo sovrano di questo bosco. Chiaramente il gioco è caratterizzato molto dalle famiglie che fanno parte di questo bosco. Ne troviamo nel gioco base 4 e sono la Marchese de Gattis, la Dinastia delle Aquile, l'Alleanza dei Boschi e il Vagabondo. Ognuna di queste ha una missione particolare, unica per riuscire ad arrivare ad essere il legittimo padrone dei boschi. Quindi ognuno avrà un modo diverso di giocare. E perché il boom? Boom? Perché insieme al gioco base l'MSI ci porta già l'espansione. L'espansione cosa porta? Porta altre 4 famiglie con altre 4 modi differenti di giocare e di raggiungere il proprio obiettivo. Provate a pensare a quante tipo di partite diverse, esatto, sono possibili. Con le MSI edizioni abbiamo finito e passiamo quindi alla Pendragon. La Pendragon inizia la sua lista di giochi con Ride, il gioco che chiaramente parla dell'omonimo film, dove
i giocatori interpretano dei, lo vado a leggere perché potrei sbagliare, sicuro. Interpretano dei rider esperti di downhill. Vabbè, che tu volevi sbagliare su downhill, poteva succedere. Si vede che non l'ha fatto mai. Io non ho fatto mai downhill, no. Ma comunque un po'. Io non l'ho fatto mai, l'ho scoperto leggendo questo gioco, che sono delle gare molto pericolose, sì. In picchiata dovrebbero essere. Tu praticamente scendi da una da un dirupo e devi riuscire ad arrivare in fondo. È l'evoluzione della mountain bike, nel senso la mountain bike. Esatto. In questo gioco qual è la cosa bella? Che c'è la possibilità di, penso, spronare gli altri e cercare di ostacolare i vostri avversari in modo di arrivare prima voi. Ci sono 4 livelli di gioco che si possono giocare sia singolarmente sia in campagna, quindi devo dire che il gioco è interessante. È un gioco da 1 a 4 giocatori, non ha neanche una durata così estesa, mi sembra 30 minuti, sì. E quindi è un gioco da tenere d'occhio. Andando avanti si va a scoprire il gioco di Mostri vs Eroi volume 2, perché già c'è il primo, lo annunciamo, se non ricordo male, molto molto tempo fa, forse una delle prime puntate, un anno fa, non ricordo più. Ok, qui riviviamo le avventure di Lovecraft, nello specifico nelle avventure La maschera di Ismuth e Le montagne della follia. Con queste due ambientazioni i giocatori al tavolo si scontreranno e lo scopo del gioco è riuscire a rimanere più tempo possibile con il proprio ruolo nascosto, senza far scoprire agli altri tu di quale fazione sei. Gioco anche questo 2-8 giocatori in una tirata dai 10-30 minuti. Terzo gioco della Pendragon, 15 uomini, gioco di intrighi e di ruoli nascosti nel quale i giocatori vanno a interpretare dei pirati, giustamente, che cercano di contendersi il controllo della nave. Sembra quasi un gioco che va a interpretare un ammutinamento su una nave. Qual è la cosa bella di questo giochino? Sembra quando io e te ci andiamo a zuffare per il controllo della nave, se ci sono dei nostri amici che non vogliono combattere, noi potremo corromperli cercando di entrare in questa battaglia. Qual è la cosa bella? Che in questa battaglia ci possono essere dei morti, quindi io prendo il mio amico per l'aiuto e muore. Esatto. Quindi sembra interessante. Infine, ultimo gioco della Pendragon, e qui io arrivo a 6, perché questo mi ha incuriosito tantissimo, Last Aurora. Cerco di farvela breve. Parliamo di un mondo post-apocalittico dove delle bombe, purtroppo non come conosciamo noi atomiche, ma delle bombe particolari, qui non specifica, hanno desertificato in modo ghiacciato una parte del mondo, del paese. Chi vive in queste zone purtroppo se la passa molto molto male, ma l'ultima nave chiamata Aurora, l'ultima spacca ghiacci chiamata Aurora, si presuppone stia salvando questi superstiti. Scopo del gioco quindi è sopravvivenza pura. Bisogna cercare di riuscire ad arrivare alla fine di un tot di turni vivi e diciamo ad arrivare a questa nave. A me piace, quindi secondo me ce la faremo. E con questa la Pendragon. Passiamo adesso a altri amici. Ci abbiamo un sacco di amici. Siamo tutti. Siamo una grossa famiglia. Vi vogliamo bene tutti quanti. Perché fate una cosa che a noi ci piace troppo, fa impazzire, quindi ci regalate gioie con tutti i vostri pezzi di cartone, di cartini, e basta, tutto. Parliamo dell'Uplay. Allora, l'Uplay cosa ci porta a Modena principalmente? Diciamo che tutto quello che troveremo nel padiglione e nei tavoli Uplay sono tutti quanti giochi che già abbiamo visto a Lucca. Ritroveremo The Long Road, Go Nut for Donuts, Smash Up, è colpa vostra, Creepy Fall, Among Us, gioco che abbiamo già accennato nelle uscite precedenti, con alieni e persone e quant'altro, e i pezzi forti che ci porteranno, ci teniamo a nominare, sono lei, due riedizioni di giochi vecchi, sì, diciamo fuori catalogo. Uno è Robinson Crusoe e l'altro è Cleopatra e Società degli Architetti, edizione Deluxe. Chiaramente questi due giochi, c'è da dirlo, non saranno disponibili da, esatto, subito. Saranno prenotabili e si possono giocare. Proprio nei giorni del Modena Play, uh-huh, sarà in corso la campagna Kickstarter di Cleopatra. Esatto. Quindi anche lì ci sarà modo di
vederli, ma sappiate che per averli bisognerà attendere. Esatto. Un pochino. La citazione era proprio per questo, c'è la possibilità di provarli, esatto. E non sono una vera e propria uscita, ma sono due edizioni interessanti da provare. Esatto. Due titoli che prima o poi soddisferanno la gola di qualcuno. Esatto. Probabilmente la sua. Passiamo a una casa editrice che, di cui non parliamo da un po' di tempo, che è la Gate On Games. Bene. La Gate On Games ci porta come primo gioco Crypt. Crypt è un gioco davvero davvero simpatico secondo il mio punto di vista. Tu sei un figlio di un re, purtroppo, tu sei un figlio di un re purtroppo deceduto prematuramente. Che succede però? Tuo padre vuole assolutamente che venga seppellito nella cripta con tutti gli averi della famiglia, cioè quelli che aspetterebbero a te e i tuoi fratelli. Grazie. Dopo il lutto, dopo passato il lutto e il funerale, torni un attimo con la mente lucida e dici no, parte il piano per riuscire a profanare la cripta di mio padre e prendermi tutto quello che mi aspetta. Okay. Qual è il problema? Che non sei l'unico figlio. Giocherai al tavolo tu insieme ai tuoi amici che interpreteranno tutti i legittimi eredi al trono. Wow. Quindi si cercherà di rubare il più possibile questi averi. Ci saranno dei dadi che rappresenteranno gli averi. Più è alto il dado, più valore ha quello che prendi, ma purtroppo più rischi corri di essere scoperto. Ovvio. Quindi niente, è un gioco simpatico. Un gioco con un grosso senso della famiglia. Esatto, molto importante. 1-4 giocatori dai 20 ai 30 minuti. Bene. Andando avanti troviamo Rolling Gamers. Rolling Ranch. Rolling Ranch è un gioco dove vai a interpretare dei, noi li chiamiamo pastori, cioè delle persone mattutine che si svegliano, poi lo dicono, allevatori mattutini che si svegliano e allevano mandrie. Qual è il problema? Purtroppo la mattina ci si sveglia e le mandrie sono in fuga. Dopo una grossa catastrofe ha rovinato il tuo recinto e tu dovrai nel minor tempo possibile riuscire a ricostruire alla bene o meglio i tuoi recinti e metterci le mandrie alla bene o meglio. E quindi quando la mattina vi svegliate e pensate che il vostro lavoro sia pesante, triste, fastidioso, pensate, esatto, a quello che si sveglia e deve andare a raccogliere, esatto, tutte le bestie che sono scappate. Rolling Ranch è un gioco da 20 giocatori, cioè quindi importante, da una ventina di minuti. Per questo noi dobbiamo comprare. Io basta, tocco a 7, poi passo il conto. Ecco. Ultimo titolo che ci porta Gate On Games. Esatto, la Gate On Games è She Monsters. She Monster è un gioco per due giocatori. Parto dai giocatori perché rende un po' poi meglio l'idea della tipologia di gioco. Per una ventina di minuti di gioco, di sessione. In cosa consiste? Consiste nel far combattere un cattivo, un malvagio, diciamo, con i suoi servitori contro un cavaliere. La cosa carina qual è però? Che questo servitore oscuro ha sotto di sé dei servitori un po' troppo timidi. Danno il meglio di sé solo quando si trovano da soli e nelle stanze che per loro sono di miglior gradimento. Quindi avranno dei requisiti, degli abbinamenti stanza mostro e lì saranno più forti. Qual è la cosa bella del cavaliere? Che il cavaliere potrà entrare e distruggere facilmente questi mostri se messi in modo errato, ma purtroppo l'eroe che entra è un eroe sgangherato, mal vestito e mal equipaggiato. Quindi il suo scopo sarà riuscire, muovendosi in modo molto pensato e molto attento, di riuscire ad arrivare a uccidere l'oscuro signore, diciamo, il padrone di questo tempio. È tutto molto sgangherato. Altre tre citazioni che ci teniamo a fare, le sue tre anteprime assolute. Facciamo semplicemente una citazione. Il primo gioco che porta in anteprima è Gorio, un gioco da 30 minuti, due giocatori. Dovrebbe mettere a confronto due casate samurai, dovrebbe mettere a confronto. Un altro prototipo è Seven the Sins, altro gioco da 20 minuti, da 2 a 5 giocatori. Probabilmente l'ambientazione è I Sette Peccati Capitali. Andando avanti arriviamo alla terza anteprima che si chiama Glenmore 2 Chronicles. Anche qui un gioco da 90 a 120 minuti, da 2 a 4 giocatori. Con questo anche la Gate On Games Afnut